Ale chiama i 3 minuti comincio. Collegati col palamangano di Scafati, gara 2 di playoff tra BCC Agropoli e Fortitudo Bologna. Gara 1 si è conclusa con la vittoria degli emiliani per 72-67 domenica sera in questo stesso palazzetto, ed è la replica a distanza di 2 giorni, una partita che è stata molto bella per quanto riguarda l'aspetto tecnico e per tantissime cose belle viste in campo. Ce ne sono state di meno belle da vedere: le 3 espulsioni a un certo punto della gara hanno dato una svolta alla gara, una svolta negativa alla gara, però per fortuna tutto si è rimesso a posto, nel senso che è una gara importante, i playoff sono un campionato a parte, c'è altra tensione, ci sono altri contatti, c'è il gioco duro. E hanno pagato questo gioco duro le 3 espulsioni, vale a dire Roderick per l'Agropoli, Italiano e Daniel per Bologna. Sono tutti e 3 in campo regolarmente. Roderick è stato deplorato, Italiano e Daniel è stata convertita la giornata di squalifica. E dunque è tutto pronto per assistere a questa gara 2 del Palamangano alle ore 20:30. Quali stanno per fare il loro ingresso in campo? Non c'è il pubblico di domenica, giornata infrasettimanale, ci sono pochi tifosi della fossa della Fortitudo Bologna, saranno una 50 alla sinistra della postazione da cui vi parlo, dall'altro lato i tifosi della brigata di Agropoli e circa 700 spettatori al Palamangano. Arbitreranno la partita i signori Grigioni, Buongiorni e Marton. La Fortitudo è già in campo con il suo quintetto, vale a dire con Candi, Italiano, Flowers, Daniel e Raucci. Stravolto il quintetto iniziale per coach Bonicioli rispetto a domenica. Entrano in quintetto Italiano e Raucci al posto di Amoroso e Montano. Quintetto dell'Agropoli: Spizzichini, Trasolini, Di Prampero, Roderick e ovviamente il playmaker Santo Lamazza. Tutto pronto per la palla a 2. Si contenderanno la palla 2 tra Solini e Daniel. Partiti, primo possesso per l'Agropoli, toccato da Spizzichini per Santo Lamazza che gioca il suo primo pallone. Trasolini accoppiato con Daniel che va subito da Roderick, post basso per Spizzichini, si alza per la tripla. Spizzichini mette un tiro che non è una tripla ma è da 2.
pizzichini, primi due punti per lui, primo tiro. È stato, non ha avuto una buona percentuale domenica Stefano Pizzichini. Inizia con un canestro subito. Italiano in palleggio, fuori contro Trasolini. Esce Raucci e riceve, va a Flowers che finge la tripla, poi è dentro centralmente. L'arresto è il tiro di Flowers, pareggio, due pari. Ieri sera in questo stesso campo si è disputato gara 1 anche tra Scafati e Verona, partita vinta da Scafati l'ultimo secondo. Intanto c'è il tiro dall'altro lato di Federico Di Prampero, sbagliato il tap out di Spizzichini per Di Prampero che pesta la linea di fondo e la palla torna nelle mani di Bologna con Candi a manovrare il suo primo pallone. 2-2 il punteggio. Candi per Daniel contro Stefano Spizzichini, per Italiano a Daniel in post basso contro Trasolini, il tiro di Daniel sbagliato, rimbalzo di Spizzichini per Santo Lamazza, si resta sul 2-2, la palla sporcata recuperata da Raucci e con il passaggio era per Di Prampero da parte di Santo Lamazza, recuperata da Raucci che ora da Flowers per Candi che richiama lo schema contro Di Prampero, il blocco di Daniel, cambio difensivo. Sulla linea di fondo Candi scarica fuori per Italiano, il tiro di Italiano è sbagliato, il pallone ancora extra possesso per Bologna, Raucci alla tripla e mette la tripla, prima tripla della gara, 5 Fortitudo Bologna, 2 Agropoli, Roderick in palleggio, Spizzichini per Trasolini, per Di Prampero contro Flowers, Santo Lamazza. Picherol con Trasolini, riceve Trasolini, va da Di Prampero che appoggia al vetro, sbaglia Di Prampero, poi c'è Italiano già dall'altra parte che va da Daniel, l'errore di Daniel che dà la palla fuori per recuperare, ancora un passaggio come il precedente sbagliato, seconda palla recuperata sul passaggio lungo questa volta di Trasolini, la recuperata Flowers che si alza per la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è di Spizzichini. E Santo Lamazza si resta sul 5-2 per la Fortitudo, ancora un passaggio intercettato questa volta da Flowers, la palla è fuori, c'è la rimessa per l'Agropoli, 7-24 il primo periodo da giocare, 5 Fortitudo Bologna, 2 Agropoli che ha la palla in mano con capitano Santo Lamazza che va ad effettuarla da Roderick, trovato da Santo Lamazza molto bene, appoggia al vetro con un po' di brivido sul ferro e poi con l'aiuto del ferro la palla entra, 5-4, Candi per Flowers, uno dei migliori domenica Flowers, per Raucci, passaggio lob per Daniel, fallo di Prampero che spinge Daniel, primo fallo dunque, primo fischio arbitrale, rimessa laterale per Bologna, 5 Fortitudo, 4 Agropoli, rimessa sulla linea di fondo per la squadra di coach Bonicioli che va ad effettuare Leonardo Candi. Daniel per Flowers contro Spizzichini, gran passaggio di Flowers, stoppata di Daniel, trovato molto bene da Flowers Daniel, e dunque 7-4, più 3 Bologna, Santo Lamazza, ma da Roderick per Trasolini, ancora una palla intercettata, ancora da Flowers che è la terza palla che recupera, la transizione di Bologna con Canti che mette la tripla, entra ed esce, si appoggia al vetro e il pallone rientra, seconda tripla e più 6 Fortitudo, 10-4, Roderick contro per Di Prampero, fuori da Trasolini per Santo Lamazza che si alza per la tripla, non va, l'imbalzo lungo è di Raucci, Bologna a campo aperto è già dall'altro lato per Candi che va a sbagliare il rimorchio di Flowers, parziale Fortitudo e Paternoster chiama il primo time out, più 8 Bologna, 12-4, anche in gara 1 Bologna aveva trovate molte palle recuperate, tanti tiri a campo aperto, canestri facili come in questi primi 4 minuti di gioco, e dunque più 8 Fortitudo Bologna con il time out di coach Paternoster.
dicevo prima di gara 1 ieri sera, disputatasi qui al Palamangano tra Scafati e Verona, vinta da Scafati. Gara 1, domani sera ancora qui si giocherà gara 2 e anche giovedì ci sarà ancora una partita di playoff, questa volta di Serie B, tra la Cesarano Scafati. L'altra squadra di Scafati in Serie B, Cesarano Scafati e Cassino. Si è ripreso a giocare, la Gromoli deve recuperare 8 punti, Roderick contro Raucci, Roderick va fino in fondo, va da Trasolini, subisce il fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi, primo fallo anche per la squadra bolognese, fallo è di Daniel, due tiri per Mark Trasolini, super super controllato, dicevo, dalla difesa di Bologna, Trasolini che realizza il primo, ferma il parziale di Bologna, dicevo super controllato dalla difesa di Bologna, limitato anche nella partita di domenica Marco Trasolini, 2 su 2 per lui, 12 a 6, più 6 Bologna, Raucci alla rimessa, alza subito la difesa il paternoster italiano. Per Flowers contro Santo Lamazza, va da Daniel contro Spizzichini in post basso, Daniel, palleggio di Daniel, fuori da Raucci, finge il tiro, va alla penetrazione Daniel, da fuori a Italiano che finge la penetrazione, si arresta il tiro di Italiano, terza tripla per la Fortitudo, questa volta è stato Italiano a mettere la tripla e a portare ora a più 9 il vantaggio per la sua squadra. Roderick, il blocco di Trasolini, ancora Roderick, va fino al ferro, sbaglia Roderick, rimbalzo di Daniel, Flowers, Candy, Raucci per Flowers, Santo Lamazza su di lui, mette le mani addosso Santo Lamazza a Flowers, fischio arbitrale, fallo di Santo Lamazza, entra Montano, esce Raucci per Bologna, primo fallo anche per Santo Lamazza dell'Agropoli, 5-0-4 alla fine del primo quarto, più 9 Bologna che anche la palla in mano, la rimessa va a effettuare il numero 7 Leonardo Candi, classe 97, uno dei giovani italiani più interessanti e più promettenti del basket nazionale. Flowers, per il passaggio era per Daniel, l'intercetto di Roderick, le palle arrivate nelle mani di Candi che ora lavora il pallone dal lato, la recupera Roderick la palla, però aveva ancora persa per Di Prampero, fuori da Santo Lamazza, la tripla di Santo Lamazza è la prima tripla dell'Agropoli, entra il tiro del capitano, 9 Agropoli, 15 Candi Bologna. Flowers si arresta e tira, l'errore di Flowers, ancora un rimbalzo, tanti rimbalzi in attacco in questo inizio di partita per la Fortitudo Bologna, esce Italiano con la palla in mano che riconsegna la palla a Candi, il blocco di Daniel, il cambio difensivo con Spizzichini, ancora da Daniel che va a subire il fallo, segna e andrà in lunetta con il tiro aggiuntivo, altra azione di tre punti, il fallo è del numero 31, vale a dire di Prampero, è il suo secondo fallo, infatti deve uscire Federico Di Prampero, entra Romeo per l'Agropoli, esce anche Candi ed entra Sorrentino con il numero 15, dunque Sorrentino e Montano per Bologna, Romeo per Agropoli al posto di Di Prampero che ha commesso il suo secondo fallo e c'è Daniel in lunetta per il tiro aggiuntivo, lo sbaglia Daniel, 17 a 9 il punteggio. Ed è Romeo a giocare il suo primo pallone, il rimbalzo è stato di Spizzichini, Romeo contro Flowers, ferma il palleggio, ancora una palla persa, questa volta la recupera Italiano, non riesce il gioco di Italiano di mettere, ancora un passaggio sbagliato, c'è un po' di tensione credo tra i giocatori dell'Agropoli ed ora dall'altro lato Daniel, una grandissima schiacciata, a dir poco spettacolare, servito da Montano per il più 10 Bologna. Troppe palle perse, c'è un po' di nervosismo nei negozi dell'Agropoli probabilmente, troppi errori in passaggi facili, c'è Roderick ora che va fuori da Romeo che si alza per la tripla, la mette Romeo, meno 7 Agropoli, 19 a 12, ha trovato molto bene Roderick Romeo, Sorrentino per Daniel che ha avuto un inizio strepitoso, ancora Sorrentino esce, va da Montano,
Montano per Flowers, tutto solo, la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è di Trasolini, Santo Lamazza per Roderick, 3-11 alla fine del quarto, ancora Roderick, ancora a cercare Trasolini che si alza per appoggiare al vetro, sbaglia Trasolini, rimbalzo di Daniel, si resta sul più 7 Bologna, 19-12, italiano in post basso, va da Flowers, cambio difensivo ancora, Spizzichini su Flowers per Daniel, Daniel dal lato contro Spizzichini, si alza per il tiro e mette il piazzato Daniel, grande impatto di Daniel, di nuovo più 9 Bologna, esce Daniel, entra Amoroso, esce anche Flowers ed entra Carraretto, ha già utilizzato 9 giocatori coach Bonicioli in questi primi 8 minuti di gioco, per il pressing che sta attuando, ovviamente sta dando i suoi frutti, hanno recuperato tantissime palle, ora c'è Romeo contro Montano, supera la metà campo da Spizzichini, più 9 Fortitudo Bologna, Spizzichini contro Italiano, il palleggio di Spizzichini, non succede niente nell'attacco della Gromoli, commette infrazione di passi scivolando Spizzichini, per il reverse ha commesso nettamente infrazione di passi, dunque la palla torna nelle mani di Bologna che ha un vantaggio ora di 9 punti, ha avuto anche 10 punti di vantaggio questa prima fase di gioco, mancano 2:25 alla fine del primo quarto, Carraretto per Montano, ancora per Carraretto che finge il tiro, poi va in palleggio contro Spizzichini, da Amoroso in post basso accoppiato a Roderick, Roderick gli porta via il pallone, recupera un buon pallone Terence Roderick che va ad attaccare fino al ferro commettendo anche lui inflazione di passi perché l'ennesima palla persa, troppe palle perse per l'Agropoli, anche in questo caso Roderick era andato dentro, era arrivato al ferro, perso la palla e dunque ha commesso infrazione, italiano 21-12, italiano per Sorrentino, Amoroso, Amoroso ancora per italiano, palleggio italiano, esce Sorrentino e riceve da Carraretto, Carraretto finge il tiro, si alza, l'arresto, il tiro di Carraretto, l'errore, il rimbalzo di Roderick, anche questo controllo di pallone sembrava difficile per Roderick, Santo Lamazza, Trasolini contro Amoroso, il pregio di Trasolini, l'arresto di Trasolini, il tiro di Trasolini, entra ed esce il pallone, questa volta è sfortunato il tiro dell'italo canadese, Sorrentino già da quest'altro lato per Amoroso, velocissima la transizione della Fortitudo Bologna, ancora Amoroso, il palleggio di Amoroso, le finte di Amoroso, l'appoggia al vetro, Amoroso sbaglia ed è rimbalzo di Trasolini, 21-12, ultimo minuto del primo quarto, Roderick per Spizzichini, si alza Spizzichini per il tiro, non va, il rimbalzo è stato di italiano, Sorrentino c'è dall'altro lato, la penetrazione di Sorrentino per Amoroso, ancora Sorrentino, si alza Sorrentino per la tripla, anche Sorrentino mette la tripla, grande percentuale al tiro da tre di Bologna in questo primo quarto, più 12, massimo vantaggio, ultimi 40 secondi del primo quarto, Santo Lamazza, cambio difensivo per Spizzichini, ancora per Roderick che è contro Carraretto, le finte di Roderick, passaggio backdoor sbagliato, toccato da italiano e recuperato da Amoroso, ancora un passaggio sbagliato, Montano va a penetrare sulla linea di fondo, fuori da Carraretto, dall'altro lato, ottima circolazione della palla, Amoroso, la tripla di Amoroso, grande azione d'attacco della Fortitudo Bologna con una circolazione di palla velocissima e ha trovato Amoroso che non ha lesinato il tiro da tre, ha messo anche lui una tripla, c'è il tiro di Trasolini, non va, più 15, 27-12, si conclude il primo quarto di un Fortitudo Bologna esplosiva e di un'Agropoli rimasta ancora un po' con la testa negli spogliatoi o probabilmente con poche risorse da cui dover attingere, risorse fisiche ovviamente, anche psicologiche dopo la sconfitta di domenica, ma si sa, la Fortitudo è una squadra che ruoterà 12 uomini, ne ha già utilizzati 9 coach Bonicioli ed è ovvio che la fisicità, la velocità di Bologna stanno mettendo in non poca difficoltà gli uomini di Paternoster. Dunque si è concluso il primo quarto con un più 15, soprattutto con una percentuale, a me le percentuali non ne arrivano quindi vado ad occhio, ma è sicuramente altissima con i tiri da 3
perché a turno italiano Flowers, Candy e l'ultima di Sorrentino, le triple del Fortitudo Bologna e anche l'ultima di Amoroso hanno costruito questo vantaggio notevole di 15 punti. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, dovrà cambiare marcia l'Agropoli se vuole recuperare e rientrare in partita, che per ora sembra assolutamente dall'inerzia per la squadra di coach Bonicioli, che ha dato un segnale ai giocatori di Paternoster. Sorrentino a giocare il primo pallone per Montano. È entrato Guaccio per l'Agropoli al posto di Spizzichino, è entrato anche Di Prampero, c'è Sorrentino, Amoroso, ancora una tripla, questa volta la sbaglia Sorrentino, ha abbassato notevolmente il quintetto coach Paternoster, c'è il fallo di Montano su Roderick, dicevo ha abbassato notevolmente il quintetto, il solo Trasolini da lungo, gli altri sono Romeo, Di Prampero, Guaccio che giocherà da 4 e Roderick. Dunque fuori sia Santolamazza che Spizzichini per l'Agropoli. Romeo ad effettuare la rimessa per Roderick contro la tripla di Roderick contro Sorrentino. Sorrentino praticamente gli ha lasciato il tiro, sanno che Roderick non è un gran tiratore da tre, ha il 28% in stagione, però questa volta Roderick l'ha messa, ora recupera anche la palla. Va da Romeo che va a dare a Trasolini che appoggia il vetro, sbaglia ancora il rimbalzo e l'ultimo a toccare è stato Carraretto. Trasolini mi sembra l'uomo meno in serata dell'Agropoli, ha sbagliato un canestro che di solito lui mette e dunque però c'è l'Agropoli che dà un cenno di reazione con la tripla di Roderick e con la palla recuperata, ora ha la rimessa sulla linea di fondo Terence Roderick e va da Trasolini per Roderick, ancora Roderick si alza per la tripla, questa volta la sbaglia, il rimbalzo di Daniel, però la palla torna nelle mani di Romeo. Guaccio si alza per la tripla, a tabellone da 3, la tripla di Guaccio, 6-0 Agropoli, 18-27, Guaccio altro 97, ribadisco l'età dei giocatori in campo, c'è stata una cosa importante in questi giorni, si è uscita una speciale classifica da parte di LNP, della Lega Nazionale Pallacanestro, che dà la classifica delle squadre, delle società che hanno più giovani, che hanno più minutaggio. L'Agropoli è la quinta in questa speciale classifica e Guaccio è uno dei ragazzi 97 insieme a Romeo, a Bolpin, a Bovo e allo stesso Di Prampero, che è anche lui under, che giocano, hanno tantissimi minuti e qua c'è l'autore della tripla, anche se a tabella con un po' di fortuna, però sono giocatori che riscuotono la fiducia di coach Paternoster e vanno in campo senza paura. Dunque time out questa volta chiamato da coach Bonicioli. L'Agropoli ora è a meno 9, 18-27, 9 minuti del secondo quarto, rientrano le squadre in campo. Roderick, Di Prampero, Romeo, Trasolini e Guaccio per l'Agropoli, Carraretto, Sorrentino, Montano, Daniel e Amoroso per coach Bonicioli. Carraretto ad effettuare la rimessa, c'è alza la difesa coach Paternoster, Montano per Sorrentino contro Romeo. Ancora Sorrentino in palleggio, il blocco di Amoroso, questa Montano riceve, va in penetrazione centralmente,
scarica la palla per Daniel, ancora Daniel questa volta sbaglia nettamente il passaggio. Senatore non può, Carraretto chiedo scusa, non può ricevere questa palla, esce Carraretto, rientra Flowers per la Fortitudo Bologna, rimessa per Roderick. C'è sempre pressing a tutto campo da parte della Fortitudo, c'è Montano ora su Romeo, supera la metà campo, ancora Romeo per Roderick contro Sorrentino. Roderick, la penetrazione di Roderick che va a appoggiare al vetro, altro canestro di Terence Roderick, 5 punti in questo secondo quarto per lui, meno 7 Agropoli, ha recuperato 8 punti alla Fortitudo Bologna. Sorrentino per Flowers, per Daniel, finge il passaggio, va da Montano, si alza per la tripla, anche Montano si iscrive nella sagra delle triple della Fortitudo Bologna e riporta più 10 la sua squadra. Roderick è già dall'altro lato per Guaccio, per Di Prampero, palleggio di Di Prampero, per Romeo, si alza per la tripla, Romeo sbaglia questa volta, il rimbalzo di Amoroso, corre veloce Daniel già dall'altro lato con Sorrentino che aspetta i compagni, arriva Montano, l'autore dell'ultima tripla della Fortitudo, c'è l'anticipo di Romeo che commette fallo su Daniel, primo fallo per Romeo, rimessa laterale per la Fortitudo Bologna in zona d'attacco, rientrano Candi e Raucci, escono Sorrentino e Montano e rientra anche Spizzichini per l'Agropoli, esce Trasolini. Rimessa per Bologna che effettua Candi per Amoroso contro Roderick, Daniel, Candi, palleggio di Candi contro Guaccio, se lo perde Guaccio, commette fallo antisportivo di Guaccio su Candi, due tiri e palla a Bologna, fallo antisportivo del numero 9 Guaccio che ora esce, lascia il posto a un altro giovanissimo, Bolpin, si è visto superato Guaccio, non poteva prendere la palla, gli arbitri gli hanno fischiato il fallo antisportivo, l'inesperienza, anche se il giocatore in lunetta in questo momento anche lui ha la sua stessa età, 97, altro talento, realizza il primo Candi, più 11 ora di nuovo Bologna, più 12 ora con il 2 su 2 di Candi, esce Amoroso, rientra Italiano e rimessa in metà campo per Flowers, va da Italiano, da Candi, più 12 per la Fortitudo Bologna, Flowers per Daniel, ancora per Candi contro Di Prampero, il palleggio di Candi, il cambio difensivo con Spizzichini che va su Candi, per Raucci, per Italiano che si alza per la tripla, altra tripla, altra tripla, seconda di Italiano, percentuali eccellenti della Fortitudo, Guaccio, Bolpin, ancora Guaccio per Spizzichini, palla recuperata da Candi, questa volta il passaggio era lungo per Spizzichini, Candi, 35 a 20 il punteggio, Daniel contro Spizzichini per Flowers, la penetrazione di Flowers, terzo fallo di Prampero, non riesce a trovare le soluzioni difensive coach Paternoster, 6.42 al riposo lungo, 15 punti da recuperare per l'Agropoli, rimessa per Bologna, deve uscire Di Prampero, entrerà Santolamazza, entra anche Trasolini, ha subito anche un colpo tra l'altro Di Prampero, esce anche Romeo e rientra Trasolini per la squadra di coach Paternoster, 20 Agropoli, 35 Fortitudo Bologna che ha la rimessa da effettuare, Italiano contro Santolamazza, ancora Italiano, le finte di Italiano, appoggia al vetro, grande impatto anche per lui, gran partita anche per Italiano, ora c'è Spizzichini che ha ricevuto da Bolpin, più 17, massimo vantaggio per la Fortitudo, Roderick per Spizzichini da Santolamazza, la difesa di Candi su di lui, Santolamazza arresta il palleggio per Trasolini da Spizzichini contro Daniel,
5 secondi per il tiro di Spizzichini, le finte, si gira Spizzichini, non va, l'errore, rimbalzo di Flowers. Candy, Raucci, fallo di Ballpin, la finta di Raucci, lascia sul posto Ballpin e commette il suo primo fallo, rimessa, non c'è ancora bonus, nulla da dire, Agropoli sta subendo la strapotenza sia fisica che tecnica della Fortitudo Bologna in questi primi due quarti. Italiano per Raucci, esce Flowers, va dall'altro lato da Candy, anche lui si alza per la tripa, questa volta la sbaglia ed è lo rimbalzo di Spizzichini per Roderick, ancora un passaggio sbagliato di Roderick che si era liberato per il tiro. Ora Paternoster rischia quasi un tecnico, voleva un fallo probabilmente. C'è il richiamo ufficiale di Paternoster da parte di uno degli arbitri. Raucci alla rimessa. Rimessa lunga per Flowers che tutto solo va ad alzare l'alley-oop per Daniel. Si concede anche allo spettacolo, ora la Fortitudo Bologna supera in modo semplice ma con grandissima classe Daniel. Flowers alza un pallone a Daniel che per un alley-oop molto molto spettacolare. Ora c'è dall'altro lato il fallo di Candy, c'è più 19 Fortitudo, rientra Amoroso, esce Daniel. Sembra tramortita la squadra di Paternoster dal ritmo del Bologna. Ora c'è il fallo di Amoroso su Trasolini, rimessa laterale, 5-17, più 19 Bologna. Era iniziato bene il secondo quarto dell'Agropoli con un parziale di 5-0, poi Bologna ha rimesso le cose a posto con grandissima intensità e soprattutto con una difesa che sta facendo la differenza e ovviamente con l'attacco che ha la Fortitudo. Roderick ancora quasi a buttare un altro pallone, questa volta la palla è per Spizzichini, si alza per la tripla, errore di Spizzichini. Candy, raddoppio su Candy, la palla recuperata da Roderick per Trasolini e se va ad appoggiare al vetro il layup fermando il gran parziale della Fortitudo. Ora Candy, 22-39, più 17 Bologna. Raucci per Amoroso va in palleggio, si arresta Amoroso, le finte di Amoroso sul perno, gran perno di Amoroso, correvano i passi, Raucci si alza per la tripa, stoppato da Roderick, recupera il pallone Raucci, sbaglia, il rimbalzo però è di Flowers, tante palle recuperate in attacco da Bologna, tanti rimbalzi in attacco, Flowers che ora trova Amoroso fuori per Italiano, per la tripla di Italiano. Più 20 ora, Roderick contro Raucci, fallo di Raucci. Sembrava un'azione favorevole all'Agropoli quella precedente, ha ricavato il massimo Bologna con una tripla di Italiano, la terza della sua partita. Time out ora a Boniccioli, più 20 il Fortitudo Bologna, 3.59 alla fine del secondo quarto. E la palla sarà di Agropoli dopo questo time out. Partita totalmente diversa da quella di gara 1, Bologna sta dominando in difesa, in attacco, in tutte le zone del campo e poi sta tirando con percentuali altissime sia da fuori il perimetro che da sotto, trovando in Daniel un gran realizzatore questa sera, ma anche Italiano. Agropoli se non trova una soluzione, altre soluzioni anche e soprattutto in difesa,
per rientrare in questa partita, sembra complicatissima per gli uomini di Paternoster. Rientrano le squadre in campo: Bolpin, Trasolini, Santolamazza, Spizzichini e Roderick per Agropoli, Flower, Sorrentino, Moruso, Raucci e Italiano per la Fortitudo. Bolpin ha effettuato la rimessa per Santolamazza, che va da Trasolini contro Amoruso, si ripete il duello. Trasolini, ancora fallo di Amoruso, credo sia il secondo. Bonicioli non è d'accordo con l'arbitro. Secondo fallo di Amoruso per la Fortitudo Bologna, ancora rimessa per l'Agropoli, che ripeto, ribadisco, deve recuperare 20 punti. Ci sono i tiri, c'è bonus, dunque c'è Trasolini in lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo Mark Trasolini. Due su due per lui. E dunque 24 Agropoli, 42 Bologna. Italiano per Sorrentino. Raucci. Il blocco di Amoroso per Raucci, pick and roll. C'è il fallo di Santolamazza, fallo alla difesa. Secondo fallo per Riccardo Santolamazza, c'è il bonus anche per l'Agropoli, dunque due tiri per il numero 20 di Bologna, Raucci. Realizza il primo Davide Raucci, a lungo è rientrato in squadra da gara 1 di domenica. Raucci deve uscire ora. Raucci rientra a Montano, di nuovo più 20 Fortitudo Bologna, 44-24. Sta tenendo Bologna con un punteggio molto basso l'Agropoli. Anche in gara 1 l'Agropoli nei primi due quarti realizzò solo 28 punti o 27, si concluse 27-38 il primo quarto con più 11 di Bologna. È stato un fallo su Bolpin che va in lunetta. Due tiri dunque per Riccardo Bolpin. Realizza il primo Bolpin. Due su due per lui, di nuovo 18 le lunghezze di vantaggio per la Fortitudo Bologna. Flowers alla rimessa, alza di nuovo la difesa Corci Paternoster. Italiano raddoppiato, supera molto bene la da Montano, che trova Amoruso, aspetta i compagni, ancora da Montano sulla linea di fondo, subisce il fallo di Bolpin, andrà in lunetta con due tiri liberi anche il numero 14 Montano. Deve uscire Bolpin ora, secondo fallo anche per lui, rientrerà Romeo per l'Agropoli. Penetrazione sulla linea di fondo di Montano ha dato i suoi frutti. Bolpin superato, ha commesso fallo ed è Montano ora che realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo è di Spizzichini e Santolamazza che va da Roderick, passaggio è lungo. Con un po' di fortuna l'Agropoli recupera la palla per la schiacciata di Trasolini, servito da Santolamazza. Ancora difesa lunga per l'Agropoli, che la Fortitudo supera sistematicamente, avendo trovato le contromisure. Aveva dato qualche frutto questa difesa dell'Agropoli nella partita precedente. Ora recupera la palla Guaccio, anticipando nettamente. C'è Trasolini che cost to cost va a mettere altri due punti. Del meno 15, 30-45, la palla l'aveva recuperata Guaccio, Romeo Montano. 2-33, 30-45, 45 Bologna, 30 Agropoli. Sorrentino, pick and roll, va fuori, per poco Roderick non porta via la palla a Italiano, che trova Ramoroso, gli sporca il passaggio
Romeo è dunque rimessa, rientra anche Carraretto, esce ancora Flowers, girandola di cambi Bonicioli, che ha a disposizione tanti uomini da poter ruotare. Credo che il suo collega dall'altro lato, Padre Nostro, lo invidierà e non poco, mancando di due giocatori l'Agropoli come Tavernari e Carenza. Montano mette un piazzato sulla rimessa, rimessa già effettuata, Santo Lamazza per Spizzichini, aspetta che arrivi Roderick, poi da Romeo, pick and roll con Romeo, Spizzichini va fino al ferro, appoggia altri due punti, mini reazione dell'Agropoli che comunque deve recuperare 15 punti alla Fortitudo Bologna. Carraretto 1,50 al riposo lungo, Montano ha dato ad Amoroso, accoppiato con Santo Lamazza, legge bene il mismatch Amoroso, rimbalzo ancora di Italiano, fallo di Roderick, due tiri per Italiano. Dicevo, c'era stato un mismatch che Amoroso aveva letto non bene, benissimo, ha sbagliato l'appoggio, è uscito ora Amoroso, è rientrato Daniel, c'è Italiano in lunetta con due tiri liberi. 1,38 alla fine del secondo quarto. Sbaglia Italiano. È il primo errore, credo, di Italiano questa partita, 1 su 2 per lui, più 16, 48 a 32 il punteggio, 48 Fortitudo, 32 Agropoli. Santo Lamazza contro Carraretto, il blocco di Trasolini, ancora Trasolini che si alza per la tripla, non va la tripla, il rimbalzo è di Carraretto dopo il tocco di Roderick che dovrebbe rientrare in difesa, invece si attarda, c'è Sorrentino che finge la tripla che dà a Montano, Montano, Daniel contro Spizzichini, le fine di Daniel, il tiro di Daniel, immarcabile questa sera Daniel, ancora due punti per lui, di nuovo più 18, riporta ad un... Ora c'è la buonissima azione di Roderick che va a trovare Trasolini con un ottimo assist per l'altra schiacciata di Trasolini e dunque recupera meno 16 Agropoli. Passaggio backdoor recuperata da Santo Lamazza la palla, non si sono capiti i giocatori della Fortitudo questa volta, ancora un passaggio per Trasolini intercettato, però arriva la palla nelle mani di Trasolini contro Daniel, le finte di Trasolini, appoggia al vetro il meno 14 per l'Agropoli, ultimi 32 secondi, ultimi 30 secondi, due possessi, uno per parte, 14 punti di vantaggio per Sorrentino che ora ha la palla in mano, esce Carraretto e riceve, si alzerà per la tripla, da Italiano, poi va da Daniel, il più ispirato della serata, dei suoi, c'è un fallo lontano dalla palla, vediamo di chi è, credo sia di Roderick, infatti è così, secondo fallo di Roderick che manda in lunetta, credo di nuovo Italiano. Mancano 15 secondi, bisogna fare attenzione alle scintille tra Roderick e Italiano, infatti Italiano che lunetta sono stati loro due i protagonisti della doppia espulsione di domenica sera, è ovvio che si resetta tutto, da professionisti quali sono dovrebbero resettare tutto, ritornare in campo, Italiano realizza il primo e rimette più 15, 51 punti di Bologna in questo primo tempo, 36 dell'Agropoli. Sbaglia il secondo tiro, la palla la recupera Roderick, l'Agropoli può andare fino in fondo, 10 secondi per l'attacco dell'Agropoli, c'è Italiano, l'arresto di Roderick, il tiro è da 2 e non da 3, 39 a 51, limita abbastanza i danni l'Agropoli, è andata anche a più 20, si conclude il secondo quarto con il punteggio di Fortitudo Bologna 51. 39 Agropoli, stesso vantaggio del primo tempo di domenica, vale a dire più 11, 51 a 39. Abbiamo assistito a un primo tempo di marca Fortitudo più che spettacolare, l'Agropoli ha un po' sonnecchiato, deve ritrovare in questo intervallo l'Agropoli i suoi meccanismi di gioco, le sue giocate, nei suoi uomini migliori per poter rientrare in questa partita. Soprattutto
deve ritrovare le percentuali da parte dei suoi giocatori migliori. Merito comunque delle scarse percentuali della Coppoli, anche di una grandissima difesa Fortitudo e di una grandissima partita da parte della Fortitudo Bologna. A risentirci fra 10 minuti circa per il racconto del secondo tempo. Di nuovo collegati col palamangano di Scafati. Sta per avere inizio il terzo quarto della gara tra Agropoli e Fortitudo Bologna. C'è stato un errore sul punteggio prima. Il punteggio è 38 Agropoli, 51 Fortitudo Bologna, dunque più 13 per la Fortitudo Bologna. Un primo tempo ha nettamente dominato in tutti i settori del campo, come dicevamo, la Fortitudo Bologna. Purtroppo non abbiamo le statistiche perché per motivi tecnici non arrivano le statistiche, non possiamo dirvi le percentuali, ma sicuramente Bologna ha una percentuale altissima al tiro da fuori e non solo. Fatto sta che ha 13 punti di vantaggio sulla BCC Agropoli, che ora giocherà il primo pallone. I quintetti in campo di Prampero, Santolamazza, Spizzichini, Roderick e Trasolini per Agropoli, Flowers, Daniel, Amoroso, Carraretto e Candi per la squadra di coach Boniccioli. Partiti, Santolamazza a giocare il primo pallone per l'Agropoli, di Prampero che ha subito un colpo a una vistosa fasciatura. Roderick in post basso contro Flowers, le finte di Roderick che appoggia al vetro alzando anche la parabola, fa un canestro quasi impossibile. Più 11 Fortitudo Bologna, 51-40. Carraretto per Flowers, Candy, Daniel, ancora Candy, il palleggio di Candy va fuori da Amoroso per Carraretto, il cambio difensivo, Daniel sulla linea del tiro libero, finge il tiro, va fuori da Carraretto, Amoroso accoppiato con Roderick, fuori per Daniel che si alza per la tripla, sbaglia la tripla Candy, il rimbalzo è di Amoroso che regala un altro possesso alla sua squadra. Candy, in penetrazione, l'arresto di Candy, il tiro è corto, il rimbalzo è di Santolamazza per Roderick, di Prampero sulla linea di fondo, va a trovare Spizzichini fuori da Santolamazza, circola bene la palla dell'Agropolo, di Prampero mette la tripla, 42 Agropoli, 51,
circolato bene la palla dell'Agropoli, fatto circolare bene e veloce l'Agropoli. Candy, Flowers per Daniel in post basso contro Trasolini, va fuori da Carraletto, si alza per la tripla Carraletto, la sbaglia, l'imbalzo è di Spizzichini che dà a Santo la mazza per Trasolini contro Amoroso, il fallo di Amoroso ed è il terzo fallo di Valerio Amoroso. Spizzichini, Andrea Lunetta con due tiri liberi. È già pronto sul cambio italiano che si dirà appunto Amoroso, il suo terzo fallo. Non è d'accordo Amoroso, esce dal campo, c'è Trasolini in Lunetta. 42 a 51 il punteggio e due tiri liberi per Marc Trasolini. Lungo secondo ferro per Marc Trasolini. Uno su due per lui, meno 8, 43 a 51, meno 8 per l'Agropoli. Candy esce in palleggio, raddoppiato da Roderick per Carraretto, che tenta la penetrazione, poi torna indietro, il blocco di Italiano, il pick and roll da Flowers. Ora Flowers in penetrazione, gli sporca la palla Santo la mazza da dietro, commette il terzo fallo anche il numero 8 dell'Agropoli, Riccardo Santolamazza, non è d'accordo, ha rischiato anche il tecnico Santolamazza, poi ha alzato il braccio. Resta in attacco la Fortitudo con Candy che va a effettuare la rimessa. Esce Flowers e riceve. Palleggio di Flowers, la penetrazione per Carraretto, fuori. La tripla di Carraretto. Primo canestro del terzo periodo per la Fortitudo che ritorna a più 11. 54 a 43, Roderick, Santo la mazza, la penetrazione di Santo la mazza, il fallo, vediamo di chi è, di Candy, no, Carraretto 21, il fallo 21, Carraretto, sono arrivate anche le statistiche dei primi due quarti. La Fortitudo ha tirato col 67% da 3 nella prima edizione di gioco, l'Agropoli col 44%, non ha tirato nemmeno male l'Agropoli, ma è stato il... La schiacciata ora di Terence Roderick, monumentale, supera in velocità Flowers e va a schiacciare il meno 9 di nuovo Agropoli, 7-27, Candy, il raddoppio, la palla recuperata prima da Di Prampero e da Spizzichini, poi c'è la palla recuperata da Roderick che non si accorge dove è arrivata la palla, c'è il fallo di Flowers su Spizzichini che realizza e andrà in lunetta. 47 a 54, si infiamma la partita del Palamangano, esce Flowers, arrabbiatissimo Bonicioli con lui, rientra Raucci per la Fortitudo Bologna, 47 a 54. Spizzichini Lunetta con il tiro aggiuntivo. Sbaglia Spizzichini, è corto, il rimbalzo è di Daniel. Nel frattempo è rientrato Raucci, l'avevamo detto. Dunque Raucci in palleggio, più 7 Bologna, 7 minuti alla fine del terzo quarto. Daniel va a trovare una grande penetrazione, realizza una schiacciata Daniel. E poi fa un gesto verso il pubblico. Spizzichini, più 9 ancora Bologna. Roderick. Allora, questa volta Roderick va in penetrazione, sbaglia la schiacciata, era arrivato al ferro anche questa volta Roderick, aveva cercato Candy dall'altro lato, arresto e tiro, parziale di 4-0 per il Bologna che riporta più 11 i punti di vantaggio tra sé e l'Agropoli, 57-48, Roderick, si è infiammata la partita, Raul contro Raucci, Santo la mazza ha ricevuto, Roderick da lontanissimo, mette la tripla Roderick, meno 8 Agropoli. Ora la partita è molto bella da vedere, spettacolare da una parte e dall'altra. C'è Candy che va a trovare Italiano, l'arresto di Candy, va da Raucci, ancora per Daniel che evita la difesa di Trasolini, appoggia al vetro Daniel e mette il più 10 di nuovo per Bologna. Santo la mazza per Spizzichini,
che va ad appoggiare al vetro sbagliando di semigancio Spizzichini. Si era liberato bene di Italiano ma ha sbagliato Candi. 5:40 alla fine di questo terzo quarto. Carraretto ancora per Daniel, per Candi, fuori per Italiano che trova lo spazio per andare a penetrare. Fallo antisportivo. Fallo antisportivo di Spizzichini, credo. Su una penetrazione. Su Italiano il fallo antisportivo. Regala due tiri e palla al Fortitudo Bologna. Il pubblico non è d'accordo con questo fischio arbitrale. Italiano in lunetta, realizza il primo, due tiri e palla, il secondo antisportivo della partita, il primo era stato fischiato a guaccio nel primo tempo. Ora Spizzichini non deve protestare, rischia anche il tecnico. 1-2 per Italiano, più 11 Bologna, 5:27 alla fine del terzo quarto. La partita ha avuto una fiammata, diventata anche bella da vedere ora, anche se il vantaggio di Bologna è sempre sostanzioso. Candi contro Di Prambero, il blocco di Daniel, esce Carraretto, la tripla di Carraretto che sfrutta il blocco di Daniel, più 14 di nuovo ora, alza sempre la difesa a Bologna con Santolamazza che esce per Trasolini, ancora per Santolamazza, vada, c'è un fallo, 31 Italiano. Lontano dalla palla, primo fallo di Italiano, più 14 Bologna, 4:59 alla fine del terzo periodo di gioco. Santolamazza a rimettere per l'Agropoli, ha raggiunto il bonus ora la squadra di Bologna. Roderick, fallo è di Raucci, era andato molto, aveva sfruttato il blocco di Trasolino e Raucci. Roderick Andellonetta, c'è il bonus, due tiri liberi per lui. Secondo fallo di Davide Raucci per la Fortitudo Bologna che è in bonus. Realizza il primo Roderick. Due su due per l'americano di Filadelfia di Agropoli. Raucci va a effettuare la rimessa, alza la difesa ancora Paternosse. Di Prampero su Candi, raddoppiato Candi, va, la supera molto bene come fatto in tutta la partita. Carraretto ora, Daniel, taglio di Carraretto che non riesce ad afferrare il pallone, dunque perde la palla e che ritorna nelle mani degli Agropoli che deve recuperare 12 punti ora. Spizzichini per Santolamazza. Ancora Spizzichini contro Italiano. Spizzichini esce in pareggio, poi da Santolamazza. Il blocco di Spizzichini, la penetrazione di Santolamazza per Trasolini che arriva al ferro, appoggia, sbaglia Trasolini, il rimbalzo è di Spizzichini, sbaglia anche Spizzichini. L'ultimo a toccare è stato Daniel, c'è la rimessa per Agropoli in zona d'attacco. Più 12 sempre per la Fortitudo Bologna. Spizzichini. Roderick contro Raucci, esce Santolamazza, riceve, mette la tripla Santolamazza, sbagliatissima, rimbalzo di Carraretto, Candi. Raucci. Ancora da Daniel contro Spizzichini, le finte di Daniel, ancora per Raucci. Gioco a due tra Raucci e Daniel, arriva al ferro Raucci correggendo il suo stesso errore e mette il più 14. Roderick, Trasolini, ancora Roderick, si alza per la tripla, Roderick la mette, meno 11 Agropoli. Candi, Carraretto, ha ricevuto da Candi, Italiano esce e riceve contro Spizzichini, il blocco di, il cambio difensivo, fallo di Spizzichini su Candi, non c'è bonus, dunque rimessa per Agropoli, rientra Guaccio, uscirà Di Prambero. È rimessa per la Fortitudo,
che ha 11 punti di vantaggio a 3-19 alla fine del terzo quarto. Candy per Italiano, per Flowers che ha lo spazio per tirare, rinuncia al tiro, arresto, tiro di Flowers, altro jumping di Flowers, gran canestro, anche questo si è liberato molto bene, ha messo altri due punti, ancora più 13. Trasolini ora, le sportellate con Daniel, Trasolini va a sbagliare l'appoggio, il rimbalzo è stato di Carraretto, velocissima Bologna in attacco, ancora Carraretto, ancora dalla linea dei 6,75, l'errore di Carraretto, il rimbalzo di Trasolini, più 13 Bologna, 2,47, gara 2, playoff, Roderick va a chiudersi nella difesa, nell'area chiusa della Bologna e perde palla, da quest'altro lato c'è già Italiano che dà a Candy, rallenta ora il gioco, la Fortitudo per Flowers, Carraretto, la penetrazione di Carraretto di fondo, trova Candy, la tripla di Candy, l'errore, il rimbalzo è di Spezzichini, va da Santo Lamazza, che va da Romeo, che viene stoppato da Candy, credo, vediamo di chi è il fallo. Il canestro valido è fallo, è di il numero 7, un tiro, dunque il canestro è valido per, hanno toccato il tabellone, la stoppata di Candy, e dunque canestro valido e tiro aggiuntivo per Romeo. Sono usciti Roderick e Trasolini, rientrati Bolpin, Trasolini non è uscito, è uscito solo Roderick, Trasolini sta parlando con Paternoster, è uscito solo Roderick, è entrato Bolpin, Romeo sbaglia il tiro aggiuntivo, si resta sul più 11 Bologna, 2-13 dalla fine. Candy, secondo fallo ha commesso Candy, entrato Montano per Italiano, ancora per Flowers, trovato molto bene da Italiano, assist di Italiano, altro canestro per la Fortitudo Bologna che ritorna sul più 13, 70-57. Trasolini, Santo Lamazza, Santo Lamazza, il pick and roll, la penetrazione di Santo Lamazza va fuori da Spezzichini, si alza per la tripla, è buona la tripla di Spezzichini, meno 10 di nuovo Agropoli, 70-60, Candy, ultimo minuto e 30 del terzo quarto, ancora Candy per Italiano, fuori da Montano contro Romeo, Italiano si allontana in allontanamento, sbaglia Italiano, il rimbalzo è di Bolpin, tecnico credo al numero 31 Italiano, infatti è così, protestato, chiedeva un fallo Italiano, c'è il tecnico per Italiano che Bonicioli fa subito accomodare in panchina, escono Candy e Italiano, rientrano Daniel e Sorrentino, c'è Lunetta Santo Lamazza con un tiro libero, realizza Riccardo Santo Lamazza, la palla ora la gestita all'Agropoli, manca 1 minuto e 10 secondi, possesso dell'Agropoli, 1 minuto e 10 secondi alla fine del terzo quarto, Santo Lamazza contro Sorrentino, per Trasolini, Spizzichini per Romeo contro Montano, per Santo Lamazza, palleggio di Santo Lamazza, il pick and roll per Trasolini che va a schiacciare, una grande penetrazione, trovato uno spazio, era uscito Daniel anche con lui, va a trovare il meno 7 per l'Agropoli, 63-70, ultimi 43 secondi, Amoroso per Montano, Flowers, palleggio di Flowers, arresto il tiro di Flowers, altro gran canestro del numero 24 Jonte Flowers della Fortitudo che riporta a più 9 il vantaggio della Fortitudo, ancora Trasolini, questa volta stoppato da Daniel, la palla fuori, rimessa per Agropoli, deve rientrare Roderick, mancano 19 secondi alla fine del terzo quarto, Agropoli deve recuperare 9 punti alla Fortitudo, esce Santo Lamazza, rientra Roderick, effettua la rimessa Romeo, Agropoli non può andare fino alla fine, a 10 secondi
Roderick per Trasolini, si alza per la triva Trasolini, è cortissima la triva di Trasolini, rimbalzo di Sorrentino, 7 secondi alla fine del quarto, Flowers, e lui con la palla in mano, ancora Flowers, si arresta, il tiro di Flowers, l'errore di Flowers, si conclude un terzo quarto spettacolare con una buonissima, bellissima partita e con la Fortitudo che resta in vantaggio ma con una reazione da parte dell'Agropoli. 63 Agropoli, 72 Fortitudo Bologna, e gara 2, è ovvio che se Bologna dovesse andare sul 2-0 la serie si sposta in ogni caso a Bologna venerdì alle 20:30, ed è ovvio che col 2-0 conquistato qui la Fortitudo metterebbe non una seria ipoteca di più sul passaggio del turno da parte di una Fortitudo Bologna che sarà la mina vagante secondo me di questi playoff, da quello che si è visto in queste gare. Già nella prima giornata è saltato il fattore campo in diverse, non solo qui a Palamangano, anche a Treviso, a Mantova, Agrigento, a Mantova, Casale Monferrato a Treviso. Dico, metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno questo 2-0 e diventerebbe la mina vagante dei playoff, come coach Bonicciolli ha più volte detto, nessuno ci vuole incontrare, conosce bene la sua squadra. La meraviglia degli addetti ai lavori, di quelli che hanno seguito il campionato, come una squadra come la Fortitudo abbia potuto concludere al settimo posto in classifica. È ovvio che è partita male in campionato, però poi probabilmente anche gli infortuni, i cambi, Amoroso è arrivato a gennaio al posto di sostituito Iannilli, e dunque è diventata un'altra squadra, quella che stiamo ammirando al Palamangano questa sera. Tutto pronto per iniziare questo quarto quarto, il possesso sarà della Fortitudo che ha, ripeto, 9 punti di vantaggio. Bolpin, Romeo, Trasolini, Roderick e Spizzichini per l'Agropoli, Flowers, Amoroso, Sorrentino, Montano e Daniel per il Fortitudo Bologna. Sorrentino. Per Montano c'è un fischio, Roderick rischia il tecnico, è il terzo fallo di Roderick su Flowers, credo, 34, terzo fallo di Roderick che ha protestato vistosamente e ha rischiato il tecnico. Dunque Sorrentino va a effettuare la rimessa, è quello che stava dicendo Sorrentino all'arbitro. Voleva il tecnico a Roderick. Amoroso, esce Flowers e riceve, ancora Flowers, ancora il fallo di Spizzichini. Flowers andrà a lunetta con due tiri liberi, imprendibile per la difesa dell'Agropoli. In questo caso Spizzichini non ha retto la fisicità e la strapotenza nella partenza di Flowers, che ora è lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo Flowers. Più 10 ora a Fortitudo Bologna. Due su due per Flowers, più 11. Romeo, il pressing di Montano su di lui. Romeo. Palleggio di Romeo che va a giocare il pick and roll, arriva fino in fondo, da fuori da Spizzichini. Spizzichini, il palleggio di Spizzichini contro Daniel, semicancio di Spizzichini, l'errore, il rimbalzo è di Trasolini che appoggia al vetro il meno 9 Agropoli. Sorrentino, Flowers tutto solo, va da Daniel in post basso contro Trasolini, ha una sola mano Daniel, ancora resto, va fuori da Amoroso, la tripla di Amoroso, questa volta sbaglia, Amoroso aveva realizzato una tripla nel primo quarto, l'imbalzo è stato di Roderick che va veloce a appoggiare al vetro, accelerazione di Roderick che come Flowers in queste occasioni è imprendibile, e dunque 67-74, ritorna sotto l'Agropoli, sono sempre 7 punti di vantaggio della Fortitudo Bologna che ora la palla è in mano, è in attacco. Sorrentino, da Amoroso, esce Montano e riceve, accoppiato a lui c'è
sempre Romeo, ancora da Fowers che finge il tiro di Fowers è sbagliato, e l'imbalzo di Trasolini che va a sbagliare, a farsi portare via la palla da Daniel, che poi trovato da Fowers appoggia di nuovo il più 9 per Bologna. Romeo pronto sulla sede del cambio, anche il capitano che sostituirà il numero 6 Romeo dell'Agropoli. Romeo vede uno spazio per buttarsi dentro, appoggia al vetro, sbaglia il tap-in di Roderick. 8:05, c'è time out, tap-in di Roderick, meno 7 Agropoli, 69-76. Mancano 8 minuti alla fine della partita, la Fortitudo Bologna ha 7 punti di vantaggio e la palla in mano. Rientrano le squadre in campo, Amoroso, Daniel, Flowers, Sorrentino e Montano, Spizzichini, Santolamazza, Roderick, Romeo è rimasto in campo e Trasolini, è uscito dunque Bolpin e non Romeo. Anzi, è uscito Bolpini, giusto. Sorrentino, il raddoppio dell'Agropoli su Sorrentino. La palla, cerca di portare via la palla. Montano evita Roderick, rientra la difesa dell'Agropoli. Daniel, ancora il duello con Trasolini, nettamente vinto questa sera da Daniel. Poi c'è il fallo di Romeo su Montano, che è andato in netto con 2 tiri liberi. Trovato molto bene da Daniel, grande assist di Daniel per Montano che ha subito il fallo, lunetta per lui, 2 tiri liberi per il numero 14 Fortitudo. Corto il primo di Montano, sbaglia, si resta sul più 7 Fortitudo Bologna, realizza il secondo, 1-2 più 8, Roderick alla rimessa da Spizzichini, poi per 8 punti di vantaggio, 7:43 alla fine dell'incontro. Gara che ha visto sempre avanti la squadra emiliana anche di 20 lunghezze nella prima fase di gioco. Roderick ha ricevuto fallo di Sorrentino su Roderick, c'è rimessa ovviamente, il primo fallo anche per Sorrentino, infatti primo fallo per Sorrentino, rimessa Santolamazza, fuori per Roderick e contro Flowers, finisce il tiro, arresto il tiro di Roderick senza parabola, non è da 3, da 2, piede sulla linea per Roderick che porta a meno 6 l'Agropoli. Flowers per Montano che non ci pensa su due volte e lui si mette la tripla e non è da 2. Gran partita anche del numero 14 Montano, c'è già Romeo dall'altro lato, di nuovo più 9 Fortitudo. Spizzichini contro Daniel, il palleggio di Spizzichini, va in area Spizzichini e rega e passa la palla a Boniccioli. Spizzichini sbagliato, chiede anche scusa, era un possesso fondamentale per l'Agropoli che ora deve recuperare 9 punti, c'è il time out di Santolamazza, scuote la testa Spizzichini andando verso la panchina. Sarà difficile scegliere tra i migliori di questa partita, sicuramente Daniel ha giocato una partita strepitosa questa sera, non è ancora finita, dall'altro lato Roderick sicuramente, però tutta la squadra, tutta la Fortitudo ha giocato una partita con un'intensità notevole che ha tramortito l'Agropoli, è andata avanti anche di 20 punti come dicevamo. E ora ha 9 punti di vantaggio, la palla in mano quando mancano 6 minuti e 55 secondi alla fine. Agropoli paga oltre all'esperienza di questo campionato,
alla sua prima esperienza in un campionato del genere, anche le assenze fondamentali di Tavernari e Carenza, due giocatori di quintetto, concederli a una squadra come Bologna è tanto, però come potete vedere il pubblico della parte di Agopoli sta incitando questi ragazzi che hanno disputato, è stata la vera autentica sorpresa di tutto il campionato. Si riprende a giocare, Flowers a effettuare la rimessa, è rientrato anche Amoroso per la Fortitudo, Sorrentino per Montano, ancora da Daniel, il palleggio di Daniel che poi va da Amoroso contro Spizzichini, le finte di Amoroso, il piede perno di Amoroso, ancora un gran canestro di Valerio Amoroso e più 11 di nuovo più 11 per la Fortitudo. Roderick contro Flowers, fallo subito da Roderick, ci sarà rimessa, non c'è cattiveria, i due si danno il 5, Flowers e Roderick. Dicevo anche in precedenza che sono due giocatori che dalle stesse caratteristiche hanno tutti i numeri molto simili nel campionato. Rimessa in attacco per Agropoli che va a effettuare Santo Lamazza, che da Trasolini contro Amoroso, si allontana dal canestro Trasolini, ancora per Spizzichini contro Daniel, in allontanamento Spizzichini, l'errore di Spizzichini, il rimbalzo di Daniel e Sorrentino esce palla in mano per un altro attacco della squadra bolognese, per Montano, Daniel, Ramoroso come in precedenza, ancora il palleggio di Amoroso, si avvicina al canestro, le finte di Amoroso, questa volta va fuori da Flowers, la tripla di Flowers sbagliata, il rimbalzo è di Santo Lamazza, doppio ferro e se esce la tripla di Flowers, si resta su più 11, Spizzichini, Roderick ha ricevuto da Trasolini, Flowers ha recuperato la palla, è andato ad appoggiare il più 13 per la Fortitudo Bologna, Roderick ora va da Spizzichini, di Prampero, ancora Spizzichini, Agropoli pare abbia perso le energie, che c'è il fallo di Amoroso su Trasolini, dicevo pare abbia perso le energie di inizio quarto dove sembrava poter recuperare la partita, è il quarto fallo di Amoroso su Trasolini, non c'è bonus. Ci sono però i due tiri, era in fase di tiro, esce Spizzichini, rientra a Bolpin. No, infatti non ci sono i tiri, c'è rimessa sulla linea di fondo. 84 Fortitudo Bologna, 71 Agropoli. Rimessa sulla linea di fondo per Trasolini che va da Bolpin, Santo Lamazza. Fallo di Flowers che trattiene, blocco irregolare credo, 24, Flowers, rimessa ancora per Agropoli, uscirà Flowers, entrerà a carretto, il quarto fallo di Flowers, infatti esce Flowers, ha messo il suo quarto fallo, gran partita anche questa sera di Flowers. Santo Lamazza per Bolpin, in palleggio Bolpin, va da Trasolini che ha accoppiato con Sorrentino. Trasolini, ora c'è la palla recuperata da Santo Lamazza e Trasolini con la complicità di Daniel che per non pestare la rinde si libera della palla, la recupera Santo Lamazza che serve Trasolini che schiaccia il meno 11, 4:49, Montano in palleggio contro Bolpin, esce Cararetto e riceve per Sorrentino, ancora per Montano, ancora Montano, l'arresto, il tiro di Montano, non va la tripla di Montano, il rimbalzo è di Trasolini per Santo Lamazza che per poco non commette infrazione di passi. Di Prampero con la tripla di Prampero e ci sarà time out di Boniccioli, la tripla del meno 8. Agropoli stava commettendo l'infrazione, Santo Lamazza è stato bravo a liberarsi della palla prima di toccare con i piedi a terra e dunque non avrebbe commesso infrazione di passi, e Di Prampero ha messo la tripla del meno 8 quando mancano 4 minuti e 25. Boniccioli subito chiama time out per fermare questo rientro dell'Agropoli.
vincente di questa di questo ottavo di finale incontrerà la vincente di Mantova Agrigento. Sono sull'1-0 per Agrigento dopo gara 1, quindi nel tabellone dove c'è Treviso come prima, quest'altro lato del tabellone dove prima è di Scafati che è 1-0 su Verona, e domani si gioca la gara 2 qui al Palamangano tra Scafati e Verona. Anche quella partita vincente, solo i due punti ha vinto Scafati alla fine con un tiro di Simmons. Si ritorna in campo per questi ultimi 4 minuti e 25 secondi. La Fortitudo Bologna con la palla in mano ha 8 punti da gestire. Carraretto, è rientrato anche Raucci di nuovo a Sorrentino. 76-84, Carraretto per Amoroso, per Flowers, il palleggio di Flowers raddoppiato, ancora fuori per Amoroso, ancora Flowers, il fallo è di Santolamazza, è il quarto, il numero 8 dell'Agropoli. Non c'è ancora bonus, dunque dal prossimo credo ci sia il bonus, dunque rimessa per Bologna. Messa che va a effettuare Sorrentino, si provvede ad asciugare il campo. Amoroso sta asciugando il campo. Tutto pronto per riprendere il gioco, 4-0-7 alla fine, Sorrentino alla rimessa per Amoroso, che ancora per Sorrentino, cercheranno ovviamente Flower, va da Ranucci, eccolo Flower ha ricevuto, è accoppiato a Volpin, il blocco di Amoroso per lo spazio, sbaglia il passaggio, recupera la palla Volpin che poi regala anche lui la palla al Bologna. Raucci, sbaglia anche Raucci, una serie di errori. Quello più facile forse sarà proprio di Raucci, di Prampero dall'altro lato, dal lato precedente, mette un'altra tripla, la seconda consecutiva di Federico Di Prampero, la tripla del meno 5 Agropoli a 3.33 dalla fine. Flowers, rientra ancora in partita l'Agropoli, Amoroso contro Trasolini, Carraretto ancora per Amoroso, subisce il fallo di Bolpin, Andrea lo mette con due tiri liberi. Più 5 e 2 tiri per Bologna, 3.20 alla fine della partita. Il fallo è stato di Riccardo Bolpin sulla penetrazione di Amoroso. Valerio Amoroso e Lunetta. Campano di San Sebastiano al Vesuvio, ex Caserta, quest'anno è iniziato a Caserta, a gennaio ha sostituito Iannini, è andato al Tortona. Tutto pronto, due tiri liberi per Valerio Amoroso, che non si fa intimorire, un uomo della sua esperienza, tranquillamente mette il primo, fa 2 su 2, di nuovo più 7 ora Bologna, 86-79, Santolamazza contro Sorrentino. Ultimi 3 minuti di gioco, 3.13, Roderick si alza per la tripla, senza parabola, doppio ferro, Flowers rimbalzo, Sorrentino. Sorrentino, Flowers riceve, più 7 per Bologna, ancora in post basso da Amoroso contro Trasolini, palleggio di Amoroso, le solite finte. Il semigancio di Amoroso, sbagliato questa volta il tiro di Amoroso, e Roderick che va da Di Prampero che voleva tentare la sua terza tripla, Bolpin dall'altro lato, il resto il tiro di Bolpin, l'errore
secondo errore consecutivo per l'Agropoli, 2.32, sempre 7 punti di vantaggio per Bologna, che ora attacca con Sorrentino. Esce Carraretto, che ora riceve, va da Raucci, amoroso, terminale offensivo in quest'ultima parte di gioco. Carraretto si alza per la tripla, non va, il rimbalzo è di Roderick, si sbaglia da una parte e dall'altra, ma il tempo passa, ultimi 2 minuti e 10 secondi di gioco. Roderick, blocco di Trasolini su Flowers, ancora Roderick, finge la penetrazione, va da Bolpin che trova molto bene Trasolini per la schiacciata del meno 5 Agropoli, 1.58 alla fine. Flowers contro Santo Lamazza, tutte e due le squadre sono in bonus ovviamente. Sorrentino per Carraretto, per Amoroso che sbaglia il passaggio, quinto fallo di Flowers, e lunetta per Santo Lamazza che con tantissima esperienza ha fatto vedere il fallo di Flowers, credo. Andrea Lunetta con due tiri liberi. Esce Flowers, rientra Daniel, esce anche Bolpin, rientra Spizzichini. A 1.42 dalla fine, sono 5 punti di vantaggio del Fortitudo Bologna e c'è in lunetta Riccardo Santo Lamazza. Sbaglia il primo tiro libero, il numero 8 dell'Agropoli. Lui che ha una percentuale altissima, realizza il secondo del meno 4. C'è cambio, rientra Montano, esce Ranucci. Raucci, chiedo scusa, l'ho detto più volte, Ranucci. Montano, Carraretto, 4 punti di vantaggio per Bologna contro Roderick. Carraretto, il palleggio di Carraretto per Daniel, il fallo è di Trasolini che manda in lunetta Daniel, due tiri liberi, è il primo fallo di Trasolini, non credevo fosse il primo fallo, e c'è Daniel in lunetta con due tiri liberi. Mancano 1 minuto e 31 secondi, più 4 Fortitudo Bologna. Daniel in lunetta, realizza il primo. È stato a lungo in panchina Daniel, è rientrato 2 su 2 per lui, più 6 ora, c'è ancora time out, questa volta è di coach Paternoster. 1.31 e 6 punti di vantaggio per la Fortitudo Bologna e dopo il time out sarà l'Agropoli ad attaccare. Era impensabile vedere una partita che l'Agropoli potesse rientrare in partita qualche minuto fa, invece c'è riuscita con due triple di Prampero. Ed è ovvio che a questo punto contano anche le risorse fisiche, che dovrebbero essere di più quelle, sicuramente sono di più quelle di Bologna, soprattutto per le rotazioni di Bologna. Staremo a vedere cosa accadrà in quest'ultimo minuto e 31 secondi. ...82 Agropoli, 88 Fortitudo Bologna. L'Agropoli entra con lo stesso quintetto, vediamo Bologna anche, Montano, Carraretto, Moroso, Daniel, Sorrentino. La rimessa dell'Agropoli in zona d'attacco con Riccardo Santo Lamazza che va ad effettuare la rimessa. Blocchi, ha ricevuto Trasolini, ora in palleggio, deve trovare Santo Lamazza. C'è Roderick che ha ricevuto da Santo Lamazza, si alza per la tripla Roderick, mette la tripla Roderick, la tripla del meno 3 Agropoli, 1.21 alla fine. Attenzione, la partita è riaperta, un solo possesso di vantaggio di Bologna che ora ha la palla in mano con Carraretto, riceve Montano, Sorrentino, vada Amoroso, c'è il fallo di Prampero che manda in lunetta
di Prampero, quarto fallo, spinge Daniel, manda in lunetta Daniel con due tiri liberi, 1-0 quarto, più 3 Fortitudo Bologna. Si arrabbia non poco Paternoster per questo fischio, a suo dire non era fallo. Lontano dalla palla di Prampero, ha commesso fallo su Ricapitoliamo, 1-0-4 alla fine. Bologna ha 3 punti di vantaggio, 2 tiri liberi con Daniel che realizza il primo, ora diventano 4, porta a 2 possessi di vantaggio la Fortitudo Bologna, ancora una disposizione. Sbaglia il secondo con un po' di sfortuna Daniel, la palla la recupera Roderick, ultimo minuto di partita, Roderick per Santo Lamazza, Di Prampero si alza per la tripla, mette la tripla Di Prampero dall'angolo, meno 1, si riaccende la partita, Sorrentino in palleggio per Carraretto, la difesa ora dell'Agropoli, Trasolini cerca l'anticipo su Daniel, c'è infrazione di passi di Daniel ravvisata dagli arbitri, 39 secondi alla fine, si infiamma il Palamangano, 89 Fortitudo Bologna, 88 Agropoli, a 39 secondi dalla fine, meno 1 Agropoli, una partita incredibile, Santo Lamazza per Roderick, ancora Roderick, il palleggio di Roderick che va, fallo di Daniel su Roderick, ci saranno due tiri per lui, mancano 27 secondi alla fine, il fallo credo sia di Daniel, infatti è così, due tiri liberi per Roderick. Amiamo questo sport per la sua imprevedibilità e per il suo spettacolo. Comunque vado a finire questa partita, è stata una grandissima partita di basket. Bologna aveva strameritato fino a qualche minuto fa, è stata sempre avanti la squadra di Bonicioli, lo è ancora perché ha un punto di vantaggio. Mancano 27 secondi, c'è Terence Roderick in lunetta con due tiri liberi. Mancheranno dopo i suoi due tiri liberi 27 secondi. Terence Roderick in lunetta. Pareggio di Roderick, 89 pari. 89 pari. Sbaglia Roderick, si resta in parità. Non può andare fino alla fine ovviamente la squadra di Bonicioli, Montano a chiamare lo schema. Montano, il pick and roll con Daniel. Ancora Montano in palleggio. Chiama lo schema Montano, esce Carraretto che vuole ricevere. Montano, andata Daniel, il tiro di Montano, l'errore di Montano, la palla è dell'Agropoli. Mancano 3 secondi, la palla è dell'Agropoli, c'è il time out. Mancano 3 secondi alla fine e l'Agropoli ha addirittura la palla per vincere la partita. 3 secondi alla fine, time out di Paternoster, 89 pari. La spettacolarità di questo sport, non finiremo mai di amarlo, vedere uno spettacolo del genere, vedere una partita stradominata da Bologna, raggiunta da una squadra che ha un cuore grandissimo, la BCC Agropoli, che ha disputato un campionato, come dicevo prima, in precedenza strepitoso, sembrava essersi accontentata di questa partecipazione ai playoff, pensava di aver tirato già i remi in barca e andare a giocare gara 3 a Bologna per un quanto mai probabile 3-0, invece no, è qui a giocare gli ultimi 3 secondi con la palla in mano sul punteggio di parità. Vediamo cosa ha disegnato Paternoster per questi 3 secondi. La rimessa da effettua Santo Lamazza, andrà da Roderick ovviamente, attenzione ai 5 secondi, anzi va da Trasolini, Trasolini, Trasolini si alza per il tiro, Trasolini non va, il tiro di Trasolini,
overtime, 5 minuti di supplementare. Ha tirato l'Agropoli, ha trovato Trasolini, ha tirato anche in allontanamento. È stata una buona difesa di Daniel, mi pare, su Trasolini. Il doppio ferro gli ha detto di no. Si va ai supplementari. Giusta. Si va dunque al supplementare. Non era prevedibile, preventivabile un supplementare, nemmeno una vittoria dell'Agropoli, sinceramente. L'Agropoli ha avuto l'ultima palla per vincerla questa partita, dimostrando ancora una volta di avere un cuore grande come squadra, dicevamo in precedenza, contro una grandissima squadra, la Fortitudo Bologna. Stasera ha dimostrato tutto il suo valore, tutta la sua forza. C'è qualche problema tra il pubblico ora. I tifosi del Bologna stanno ora. Finora la partita è stata molto tranquilla e calma anche per il pubblico. Preferisco non raccontare quello che sta accadendo. Non so se la telecamera sta inquadrando, io non ho un monitor di servizio per vedere quello che sta accadendo, preferisco non raccontarlo, voglio rimanere sulla grande partita di basket che abbiamo visto. Non finiremo mai di amare questo sport, il sottoscritto non finirà mai di amare questo sport per le emozioni che regala, per la grandiosità delle giocate, per quello che abbiamo visto in campo. Tutto il resto lo lasciamo a quelli che vogliono litigare e anche fare a botte, non se ne è capito il motivo, sinceramente. La partita è stata molto corretta, a differenza della partita di domenica che aveva avuto un momento di nervosismo. Questa sera la partita è stata non calma, tranquilla, senza alcun problema. In campo i giocatori hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti, non è accaduto assolutamente niente. Questo epilogo ora. Questi scontri che stanno avendo, tra l'altro sono solo verbali, per fortuna i carabinieri hanno diviso le due tifoserie. Non vanno nemmeno raccontati. Ora si assisteremo a 5 minuti di overtime. E chiaramente questo. In questi casi credo che il silenzio sia la migliore cosa, sinceramente non. Era stato chiuso un settore, la tribuna di fronte alla nostra postazione ha un settore chiuso, proprio per evitare il contatto tra le tifoserie. Tifoserie tra l'altro, mi permetto di dire, tifoserie dell'Agropoli. Parliamo di una città di 20.000 abitanti, Bologna ha una tradizione notevole per quanto riguarda il basket. Si è ripreso a giocare, la cosa migliore, il primo possesso dell'overtime di questi ultimi 5 minuti è dell'Agropoli. Di Pram però ricevuto da Santo Lamazza, c'è Roderick che va a subire il fallo da Montano, credo, andrà in lunetta con due tiri liberi, due tiri per Roderick. Il fallo è di Montano, il quarto fallo anche del numero 14 del Fortitudo Bologna. Roderick in lunetta, 89 pari. Realizza il primo Roderick. 90 Agropoli, 89 Fortitudo Bologna. 2 su 2 per Roderick, più 2 Agropoli. Carraretto va a effettuare la rimessa per Montano, per Carraretto ancora, Sorrentino. Sorrentino per Montano, Daniel, la penetrazione di Daniel, poi si arresta, Carraretto si alza per la tripla di Carraretto, più uno Bologna,
92 a 91. È quello che vogliamo vedere, i campioni in campo, le giocate dei campioni, spizzichini. Finisce il passaggio, va da Roderick, Terence Roderick, per spizzichini che guarda il canestro, è accoppiato a Daniel. Il passaggio per Di Prampero, si alza Di Prampero per la tripla, non va la tripla di Di Prampero e c'è il... c'è un fischio arbitrale. C'era, credo, Sorrentino con la scarpa slacciata, dunque non c'è un fallo. Si resta sul più uno Bologna, esce Montano, rientra Raucci per la squadra di coach Bonicciolli. Carraretto andrà a effettuare la rimessa, alza ancora la difesa Paternoster. 4 minuti e 4 secondi alla fine della partita del supplementare. Carraretto effettua la rimessa, va da Amoroso, è stato da Spizzichini, Amoroso per Sorrentino. Sorrentino per Carraretto, Daniel, Amoroso ancora contro Spizzichini, spalle a canestro, ancora Carraretto, questa volta finge di alzarsi per la tripla, chiede passi Paternoster, però Carraretto va fino in fondo, tira forzando la penetrazione, sbaglia Carraretto, palla nelle mani dell'Agropoli, più uno Bologna, Santo Lamazza, 92 a 91. Trasolini per Roderick contro Raucci, le finte di Roderick, fallo di Raucci, due tiri per Roderick, 3:30 alla fine, la spinta di Raucci a Roderick, diceva, terzo fallo di Davide Raucci. Realizza il primo Terence Roderick, di nuovo parità, 92 pari. Uno su due, si resta in parità. Il rimbalzo è stato di Daniel, Raucci per Carraretto, Carraretto e tutto il blocco di Amoroso. Raucci perde la palla, la recupera Trasolini che va a cercare Santo Lamazza. Ora Santo Lamazza vuole andare fino in fondo, andando a forzare anche lui la penetrazione, trovando solo il primo ferro, aveva cercato il fallo, probabilmente Santo Lamazza non ravvisato, ma non c'era fallo secondo me, e si resta in parità a 2:57 dalla fine. Sorrentino, Sorrentino, la tripla di Sorrentino non va, il rimbalzo è di Roderick, doppio ferro anche per lui, ovvio che ora c'è tantissima stanchezza, la partita è stata molto molto intensa. Roderick contro Raucci, il palleggio di Roderick per Di Prampero, si alza per la tripla di Prampero, non va, ancora rimbalzo lungo di Amoroso, errori da una parte e dall'altra, 2:28 alla fine. Sorrentino per Daniel, per Amoroso, esce Sorrentino contro Di Prampero che ha 4 falli, è uscito Flowers, l'unico giocatore a uscire per 5 falli in questa partita, ancora Sorrentino, il blocco, Sorrentino va da Raucci, 24 secondi, infrazione di 24 secondi, si arrabbia e non poco Carraretto con Raucci che doveva cercare il tiro e non il passaggio, esce Raucci, rientra Canti, dopo essere stato a lungo anche lui, escono Sorrentino e Raucci, rientrano Canti e Montano. Si resta sul punteggio di parità, 92 pari. Si è segnato pochissimo in questi 3 minuti. Roderick contro Montano, spalle a canestro Roderick per Santo Lamazza che torna ancora da Roderick, gli ultimi 10 secondi per l'attacco dell'americano, il tiro di Roderick, la tripla non va, il rimbalzo di Carraretto che esce con la palla in mano, poco reattivo Trasolini, sembrava fosse su il rimbalzo, 1:42, Candi ora per Carraretto, per Daniel, ancora Daniel non vede Candi uscire e praticamente regala la palla all'Agropoli. Santo Lamazza,
Santo La Mazza per Trasolini contro Amoroso, raddoppiato. Ancora Trasolini si avvicinerà, attaccherà Amoroso che ha 4 falli. Buon lavoro di Trasolini che appoggia il più 2 dell'Agropoli, 94-92, 1-11 alla fine della partita, dell'overtime, chiedo scusa. Montano per Amoroso, il consegnato per Montano, la penetrazione di Montano, si arresta il tiro di Montano, la canestro di Montano, pareggio di nuovo, gran canestro di Montano. Roderick, parità, ultimi 49 secondi, Roderick, il fallo subito da Roderick, vediamo di chi è il fallo, se è di Amoroso è il quinto fallo, infatti Amoroso se ne va, 22, quinto fallo per Amoroso. Rientrerà Raucci, cioè andrà Roderick in lunetta con dei tiri liberi. Anzi no, rientra Italiano, a lungo in panchina, anche lui. E c'è ancora Terence Roderick in lunetta con due tiri liberi, 45 secondi alla fine. Realizza il primo Roderick, con un po' di fortuna. Più uno Agropoli. 2 su 2 per l'americano di Filadelfia di Agropoli. Agropoli ha 2 punti di vantaggio, 96-94. Il Palamangano si è infuocato. Ultimi 45 secondi della partita. Non abbiamo le statistiche per dire i punti, non avendo video, quindi andiamo a occhio a quello che è successo, ma sicuramente Roderick è uno dei top scorer della partita. Flowers è uscito per 5 falli, Daniel ha giocato una grandissima partita, anche se l'ultimo possesso ha regalato praticamente la palla all'Agropoli. Rientrano le squadre in campo, i giocatori sono sfiniti ovviamente, hanno giocato domenica sera, 48 ore fa, un'altra partita intensa, non quanto questa ma comunque intensa, e oggi anche l'overtime, dunque sono tutti sfiniti i giocatori in campo. Carretto a effettuare la rimessa, mancano 45 secondi, si riparte dal più 2 Agropoli. Carretto per Trasolini che recupera la palla, Trasolini facendola carambolare addosso a Carraretto, l'arbitro non ha esitazione ad assegnare il possesso all'Agropoli che ora con 43 secondi alla fine, 2 punti di vantaggio e ha anche la palla in mano. Santo La Mazza contro Candi, Leonardo Candi, Santo La Mazza per Spizzichini, pallone fondamentale, Spizzichini. Quarto fallo di Roderick, sfondamento. Palla persa per Agropoli, 30 secondi alla fine. Credo non abbia più time out Boniccioli. E dunque si rimetterà dalla linea di fondo. Montano ha ricevuto da Carretto per Candi. 96-94. Carretto, Italiano. Italiano, la penetrazione di Italiano. L'errore di Italiano al tiro, e Roderick che recupera il rimbalzo da Spizzichini, vuole giocare fino alla fine, e la palla recuperata da Santo La Mazza, subisce il fallo, mancano 7 secondi alla fine, Santo La Mazza in lunetta con 2 tiri liberi, se li mette tutte e due, mette 2 possessi di vantaggio per la sua squadra e gli ultimi 7 secondi di Bologna. Saremo a vedere cosa accade, mancano 7 secondi, Riccardo Santo La Mazza in lunetta. Realizza il primo Riccardo Santo La Mazza. Più 3 Agropoli. Realizza anche il secondo Riccardo Santo La Mazza. Mancano 7 secondi. L'Agropoli dovrebbe commettere fallo. Infatti è quello che fa Santo La Mazza su Montano, mandandolo in lunetta. È il quinto fallo di Santo La Mazza. Però ci sono 4 punti di vantaggio ora e 2 tiri liberi per Montano.
Esce Santo Lamazza, rientra Romeo, esce anche Carraretto, entra per Fortitudo il numero 4 Quaglia, che non aveva ancora preso, non era ancora entrato questa sera. Mancano 4 secondi e 5 decimi alla fine della partita e c'è Montano con 2 tiri liberi, l'Acropoli ha 4 punti di vantaggio. Montano e Lunetta, 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Montano, che era stato lucidissimo, freddissimo in precedenza. Matteo Montano, una buonissima partita la sua. Sbaglia volutamente il secondo, la palla è nelle mani dell'Acropoli e credo che a questo punto l'Acropoli possa dire di aver pareggiato il conto. Boniccioli va a stringere la mano a Antonio Paternoster, uno degli artefici di questa squadra, il coach dell'Acropoli, Antonio Paternoster. L'Acropoli entra nella storia, vince contro la Fortitudo Bologna 98 a 94, una partita sempre condotta dalla Fortitudo Bologna. Vince alla fine una squadra con un grande cuore, con un grande giocatore che si chiama Terence Roderick. Gara 3 a Bologna venerdì alle 20:30. Buonasera e grazie a tutti.